La dirigente scolastica dell'Istituto di Istruzione Superiore Enzo Ferrari, la dottoressa Daniela Palma, ha annunciato l'ultimazione dei lavori del nuovissimo campo di calcio in erba sintetica. Una nuova opportunità per gli alunni del rinomato istituto, che potranno quindi svolgere attività ludiche negli orari della scuola, ma anche ricreative con nuovi progetti extrascolastici. Abbiamo cercato di ottimizzare i tempi che abbiamo avuto a disposizione per questo lungo periodo, di pandemia, ma soprattutto le risorse che sono state date alle scuole, e abbiamo cercato di renderle quanto più possibile utilizzabili nel tempo, cioè abbiamo cercato di fare delle opere che fossero un investimento per la scuola. Questa è una di quelle. Erano ormai tanti anni che avevamo in mente di fare questo progetto, finalmente con, il decreto Ristori siamo riusciti, e a parte anche di altri finanziamenti, siamo riusciti a completarlo. Peraltro mancano ancora delle parti, in conclusione, insomma, da entrambi i lati, però diciamo che il nucleo fondamentale è stato espletato e non vediamo l'ora di poterlo utilizzare con i ragazzi per poter spendere anche la parte invece di finanziamento PON che attiene alle risorse umane, per cui noi abbiamo avuto circa 96.000 euro da poter spendere in progettualità extra che avremmo voluto fare in periodo estivo, era stata pianificata per il piano estate. Purtroppo diciamo che i ragazzi in questo momento hanno anche altre cose da fare, perché ricordiamoci che i nostri ragazzi sono già immessi in un sistema produttivo, quindi lavorano, per cui abbiamo ritenuto opportuno, per dare la possibilità a tutti di partecipare a queste attività extra, scolastiche, quindi progettuali, di iniziare dal 1° settembre con una serie di attività che vedranno protagonista anche questo campo di calcio, perché faremo dei tornei, e come faremo dei tornei di ping pong, ma anche delle attività propriamente scolastiche che attengono alla meccatronica, alla moda, alla ristorazione. Avremo un bar aperto anche al pomeriggio serata per coloro i quali parteciperanno ai tornei. Insomma, abbiamo tutta una serie di attività che partiranno da settembre.